Oltre 3 milioni di diabetici in Italia, in base a ricerche e sondaggi, si suppone che almeno 1,5 milioni di persone non sappia ancora di esserne affetto. Eppure bastano pochi secondi per misurare la propria glicemia e scoprire se si è un soggetto a rischio. Ciò che viene spesso trascurato è l'incidenza che il diabete sta avendo anche sui giovani e il fatto che, se non tenuto sotto controllo, possa recare danni seri anche a occhi, cuori, reni, sistema nervoso e provocare nei casi più gravi anche l'amputazione degli arti. La diagnosi precoce è fondamentale per una vita sana e senza complicazioni, ecco perché anche a Caltanissetta, dal 14 al 20 novembre, come nel resto d'Italia, arriva il Dia Day, la prima campagna nazionale di prevenzione del diabete in farmacia, dove sarà possibile effettuare gratuitamente il test, una piccola puntura di un dito per scoprire il valore e la percentuale di zucchero nel sangue, ad annunciarlo il presidente dell'Ordine dei Farmacisti e di Federpharma, Mariella Ippolito. In Italia 5 milioni di soggetti sono affetti da diabete e 1 milione non sa di esserlo. Il diabete è una delle cause principali di malattie cardiovascolari, di cecità, di insufficienza renale e di amputazione degli arti. L'elevata incidenza di diabete e prediabete incide sui costi sanitari e in Italia i costi diretti sono calcolati all'incirca in 15 miliardi di euro per ogni anno, pari circa al 13% del Fondo Sanitario Nazionale. A questi poi vanno aggiunti altri 15 miliardi di euro, sia in termini di costi diretti, personali che indiretti. Per questo motivo è necessaria una campagna di prevenzione del diabete. Numerosissime sono state le campagne di prevenzione che vedono impegnate le farmacie italiane in prima linea e quelle di Caltanissetta in particolare. Dal 14 al 20 novembre vi sarà lo screening gratuito presso tutte le farmacie di Caltanissetta e provincia, ma anche presso tutte le farmacie italiane, per questo grandioso progetto di prevenzione del diabete che viene abbracciato da Federpharma nazionale e che trova ampia diffusione nel nostro territorio.